Allora, principessa, lei ha lanciato una progettualità che sicuramente sta andando avanti da tempo e che vuole valorizzare una parte dell'Italia che le è particolarmente a cuore, è così? È assolutamente così, voglio veramente fare conoscere tutte le eccellenze dell'Italia del Sud, perché abbiamo dei prodotti favolosi che purtroppo non sono ancora abbastanza conosciuti sul mercato. Dunque, se posso aiutare anche i giovani a creare imprese, a farsi conoscere, e questo è il penso che è una bella cosa. Ecco, l'Italia del Sud, quali sono? Lei è stata a Padula, no? Avrà visitato la Certosa, che è un capolavoro, ma poi vi sono tanti capolavori, no? Nel territorio, paesi come Latronico, la stessa Basilicata, davvero è un territorio meraviglioso. Ma è un territorio meraviglioso perché in ogni città c'è una meraviglia, o una bella chiesa, o per esempio la Certosa di Padula è una meraviglia mondiale. E c'è una bella chiesa, c'è un bel palazzo, c'è una bella piazza. E l'Italia del Sud è proprio un paradiso. Principessa, c'è una punta di tristezza nell'attraversare questi territori o c'è un entusiasmo a conoscerli sempre di più? No, per me è un entusiasmo perché prima di tutto sono sempre molto commosso dell'accoglienza che ho e del ricordo che la mia famiglia ha lasciato. Dunque per me è commovente, ma anche mi dà una forza favolosa per andare avanti. Grazie, grazie, grazie. Allora, Presidente Scaglione, una bella iniziativa per alla fine valorizzare questo lavoro che si sta facendo in Basilicata per riscoprire, valorizzare personaggi che nel tempo hanno dato luce ai territori dove hanno risieduto, ma alla fine danno lustro anche alla nostra Basilicata. Beh, la famiglia Viola è una delle famiglie più importanti, oltre che ricca, degli Stati Uniti d'America e di New York in particolare. La presidenza della Fondazione della NIAF è ancor più di prestigio, quindi significa che sangue lucano ha seminato qualcosa, ha dato un elemento anche ulteriore al racconto che noi stiamo facendo dell'emigrazione lucana, e riscoprire le origini di questo bisnonno partito da queste terre, cioè proprio nel periodo di maggior afflusso dell'emigrazione verso gli Stati Uniti d'America, significa che la storia che stiamo raccontando e le storie che stiamo raccogliendo trovano il loro fondamento. Questa ne è la conferma. Ecco, dottor Scaglione, lei è sicuramente un repubblicano, però incontrare, no? Avere punti di riflessione, anche momenti magari di progettualità con delle personalità che rappresentano, hanno rappresentato del tempo delle famiglie monarchiche e italiane, ecco, che effetto le fa? Più che repubblicano io sono un democratico, rispettiamo loro come loro devono rispettare noi, altrimenti finisce il senso di libertà, di partecipazione, di condivisione delle idee. Dicevamo prima in una battuta, la storia è vero, la scrivono sempre chi vince, non la scrive mai chi ha perso, ma è anche vero che la Basilicata e le terre meridionali erano tra le più povere in quel periodo, nel periodo dell'invasione dei Borboni e poi dell'Unità d'Italia, quindi non si può raccontare semplificando e raccogliendo l'esempio di una fabbrica nel cuore della Basilicata o della Calabria. La povertà c'era, altrimenti non si giustificherebbe e non si spiegherebbe l'immigrazione, e non perché qualcuno, volendo l'unità d'Italia, li ha sottratti al potere, diciamo, dei Borboni o della Casa Savoia successivamente. L'unità d'Italia è stato un grande esercizio di democrazia, poi negli anni anche qualcosa non ha funzionato nel riequilibrio dell'utilizzo delle risorse tra il nord e il sud, ma questa è un'altra storia della quale oggi ci rendiamo conto e dovremmo farne tesoro, ma non possiamo certamente paragonare quel momento della storia e dire che era un momento esaltante. La nostalgia non ci aiuta. Però c'è un fascino, vero? Anche per il garbo della principessa. No, ma il fascino viene dalla persona che non ha fatto minimamente cenno, diciamo, a questa storia. Ha ricordato le sue origini e la sua ragion d'essere. Non può rinnegare giustamente il suo cognome, nel bene e nel male. Esalterà le cose belle, che so, le grandi produzioni artistiche, anche la riscoperta di grandi monumenti, che è dovuto alla loro presenza nel sud. Però è anche vero che la sottomissione di case monarchiche rispetto ad un popolo che tra l'altro
ha finito per entrare in una guerra suo malgrado, parlo soprattutto della seconda guerra mondiale, con un re che ha fatto bene, ha pensato bene di fuggire invece che di difendere l'identità della nazione. Monarchia o Repubblica credo che sia superato, il rispetto c'è per loro e loro devono rispettare noi, come credo sia nella natura delle cose. Grazie, grazie. Sindaco, possiamo dire che diciamo, l'obiettivo di queste visite, di questi incontri sia quello di fare rete, di aggiungere quanto è più possibile persone, realtà, no? Pensiamo anche al rapporto con Padula, no? Alla progettualità che viene anche da questa cittadina, per valorizzare l'Atronico e i suoi tanti tesori. Beh, permettimi una battuta, un sindaco che può fare? Fa muina, fa un po' di movimento, deve essere dinamico, deve provarle tutte. E tra queste tutte certamente non potevamo cogliere l'occasione, sapendo che John Viola era originario di Latronico, quindi diciamo che abbiamo fatto onore prima la storia, riscoprire questa parte di storia, ma soprattutto abbiamo dato a Johnny, è simbolico, il fatto delle chiavi proprio per darci una mano. John Viola oggi ci può dare una grossa mano, l'ha dimostrato stamattina, e noi speriamo che anche a lui ci affidiamo per trovare nuovi investimenti, per lavorare sui nostri prodotti tipici, e poi fa parte anche di promozione, non nascondiamo che anche tutto questo è anche promozione per la nostra Latronica. Adesso andremo alle terme, dobbiamo vedere le terme, immaginate che Padula, ieri sono stato a Padula, non conoscevano le terme di Latronica, questa è una cosa la dice lunga, quindi su questo bisogna lavorare, ci sono veramente grosse potenzialità per la nostra Latronica e per tutta la nostra area, quindi su questo noi ce la mettiamo tutte e non lasciamo niente di tentato. Ecco, brevemente sindaco, vogliamo ricordare perché diciamo gli eredi, ecco, del signor Viola di Latronico possono dare una mano concreta al territorio. Johnny è presidente di una della più grande associazione italo-americana, pensate, sono 35 milioni di famiglie italo-americane in tutta l'America, e soprattutto suo padre Vincent, che poi è il nipote di Vincenzo Viola, che nacque a Latronico, è l'amministratore di una delle più grandi società che oggi vale 3 miliardi di dollari, quindi immaginate le potenzialità quanti sono e quali sono, ma oltretutto questo progetto di cui hanno parlato con la principessa, che è importantissimo proprio per i prodotti, quindi in tutte, non so quale può essere, però noi proviamo adesso varie strade per vedere di valorizzare queste cose. Oltretutto è pure emozionante, Johnny è nato pure un'amicizia, e quindi diciamo la proviamo tutta. Ecco, quando verrà il padre, no? Cioè, avete ospitato il figlio quest'estate magari? Non è solo il padre, sono anche gli zii, è una famiglia abbastanza, ci sono anche politici della famiglia Viola che oggi sono, pensate che il papà era stato proposto ministro da Trump, dal segretario dell'esercito in America, poi per un conflitto di interesse non accettò, oggi loro si tengono equidistanti, ma hanno, perché il gala che è famoso che fa NIAF, poi partecipa molte volte anche il presidente degli Stati Uniti. Però hanno una famiglia in cui ci sono anche politici, è una famiglia grande, una famiglia che ha fatto fortuna in America, e noi vogliamo riportarla al Latronico per dire non vi dimenticate da dove vengono le vostre origini. Grazie. Allora, Mr. Johnny, benvenuto nella sua Latronico, possiamo iniziare così? Grazie, è fantastico. Questo viaggio è per il nostro nuovo progetto, ma oggi è un po' per me anche, perché essere qui in questo comune dove io ho radici antiche è un po' emozionale, la parola. Questo è un... Ecco, lei vive negli Stati Uniti, in quale città, se mi posso permettere? Io sono a New York. E Washington, c'è la sede della NIAF a Washington, ma mia famiglia è di New York. Ecco, come viene percepita l'Italia? Per noi è molto importante, per noi l'Italia è... Noi abbiamo due posti nel mondo, agli Stati e in Italia, e io dico sempre molto importante che italo-americani conosce le sue territorie locali. Una cosa se io visito in Venezia o Firenze, ma quando io torno in Latronico, nel sud, nella nostra terra lontana, c'è
questo senso che posso essere un parte dei due territori, degli stati e dei qui. Ecco, le fa un po' l'emoziona, no? Le dà emozione il fatto che questo suo nonno ha avviato un po' tutto un percorso in cui lei ad un certo punto è emerso, no? È venuto fuori. È difficile. Per avere i nonni, bisnonni, chi devo lasciare tutti questi? La dignità è la parola. C'è una vita con dignità nella tua paese vera. E per avere questo, come si dice, è come c'è una rotta nella storia della vita. È questo senso di break. E per tornare e conoscere, e posso per me essere qui a presidente della fondazione con tutti questi amici, sono molto orgoglioso per avere questa opportunità per riparare, forse è la parola, riparare questa rotta. Ecco, lei è stato a Padula ieri, lei sa che a Padula è nato Gio Petrosino, certo. E quindi è un eroe. Un eroe dei due mondi, certamente per la nostra comunità. Qui a New York viene ancora ricordato Gio, assolutamente. Noi abbiamo un piazza Petrosino, un museo, tutte queste cose, perché per noi lui era il primo campione per la nostra comunità. Sono molto fiero che lui è Lucagni. Certo. Ecco, per richiudere, verrà quest'estate con la sua famiglia, ritornerà alla Tronico? Spero sì. Ogni anno io ho visitato parte della mia famiglia, Sanzo, Palermo, Bari, altre parti, ma per 3 anni io lavoro con Fausto, con sindaco, per creare un'opportunità a tornare con tutta la mia famiglia. È sempre difficile, ma spero dopo questo grande giorno è un po' più facile. Grazie, grazie, grazie.